Buongiorno, ben ritrovati all'appuntamento con la rassegna stampa di TV Luna Napoli. Oggi sabato 3 maggio la crisi in Ucraina tiene banco sui quotidiani nazionali e sul Corriere della Sera, prima copertina della nostra carrellata, questo il titolo dedicato a quanto sta accadendo nell'est dell'Europa. Ucraina, primi atti di guerra, i filorussi abbattono due elicotteri, a Odessa decine di vittime, il governo di Kiev, molti morti tra i ribelli, Putin, leader russo, così sono stati violati gli accordi di Ginevra. E la guerra continua, la guerra civile naturalmente continua a insanguinare la Siria, anche la Siria. Crocifissioni e fughe in massa, il dramma senza fine della Siria, il titolo al centro della prima pagina del quotidiano di Via Solferino, interviene il Papa, ho pianto davanti a quelle immagini e molti profughi si sono portati nel nostro paese. Chiedono aiuto alla stazione di Milano, vedetela nella fotografia. I profughi siriani che entrano nella stazione Meneghina. Andiamo avanti. 1 miliardo per i giovani, bloccato da 13 regioni, rinviato da gennaio a maggio, il piano per il lavoro del governo che stenta a decollare. E con il quotidiano di Via Solferino andiamo a piè pagina. La coppia dell'eterologa, abbiamo già scelto i nomi dopo lo scambio di embrioni. Accanto parla la donna dell'ex killer del catamarano evaso, voglio solo dimenticare, afferma Diana Beyer, olandese. È tutto per il Corriere della Sera, vediamo che cosa ci propone l'edizione odierna del Mattino, che oggi apre sul bus della morte. La revisione era falsa, indagati due dirigenti della motorizzazione, carte truccate dopo la tragedia, svolta shock nell'inchiesta sull'incidente che causò 40 morti, violati i computer. Al centro della prima pagina del quotidiano di Via Chiatamone, foto notizia del presidente del Napoli De Laurentiis che dona la maglia del Napoli a Papa Francesco, una maglia azzurra dedicata a Bergoglio, vedete il suo nome impresso sul retro della casacca dei partenopei che questa sera affronteranno la Fiorentina all'Olimpico nella finale di Coppa Italia. Coppa Italia, la notte dei sogni, infatti il titolo del Mattino. Napoli e Fiorentina ricevuti da Papa Francesco. Di spalla si parla di lavoro precari, sanzioni a chi non assume, Marina in campo, Berlusconi apre, decreto lavoro, intesa, Partito Democratico, nuovo centrodestra sui contratti a termine. Al centro della copertina del Mattino, un'inchiesta dedicata ai nuovi affari del clan che adesso vendono al mercato nero anche i farmaci contro il cancro. Nella parte bassa della prima pagina del quotidiano di Via Chiatamone si parla di Ucraina, la guerra civile fa 38 vittime, l'est in fiamme, abbattuti tre elicotteri, Obama e Merkel rispettivamente leader degli Stati Uniti e della Germania dicono sosteniamo Kiev. E infine all'Italia una new co con gli arabi di Etihad interessata alla compagnia di bandiera italiana, la compagnia aerea di bandiera italiana. Corriere del Mezzogiorno, la notte del Napoli, azzurri facciamoli viola, questo il titolo di apertura della prima pagina dell'inserto del Corriere della Sera con foto di Benitez, di Mister Benitez, allenatore del Napoli che dona il pallone della Coppa Italia a Papa Francesco che benedice la squadra, il Guardian contro il club. Più avanti approfondiremo anche questo aspetto del calcio. Intanto parliamo di Bagnoli, dove rispunta l'ipotesi Porto. De Magistris vuole cambiare il piano regolatore generale e intanto balla il valzer in compagnia di bellissime persone diversamente giovani, ha detto il sindaco De Magistris dopo la visita al centro anziani di Villa Capriccio a Capodimonte, visita che risale a ieri naturalmente.
Ancora sangue tra le lamiere sulla statale della morte, quella che attraversa i paesi vesuviani, pauroso incidente, una vittima e due feriti gravi. Infine Maradona contro Gomorra, nessuno difende Napoli, anche il campione argentino scende in campo in favore del quartiere alla periferia settentrionale di Napoli e contro la fiction di Sky dedicata a Gomorra. Il Roma, assalto alla Coppa Italia, il titolo di apertura del quotidiano diretto da Antonio Sasso, le squadre Napoli e Fiorentina da Papa Francesco, che ha detto sia una serata di sport, 30.000 napoletani all'Olimpico per spingere gli azzurri al successo contro la Fiorentina. Anche il Roma propone in prima pagina la fotografia di De Laurentiis che dona la maglia del Napoli personalizzata a Francesco il Papa. Benitez intanto assicura: Higuain ci sarà, Montella, Rossi ha recuperato. Potremo dunque assistere alla sfida tra i due bomber. Due titoli di cronaca nera nei box colorati. Il RAS Salvatore Di Micco è in fuga, era in affidamento ai servizi sociali. Salvatore indagato per estorsione aggravata è il fratello di Marco, boss del clan dei Bodì di Ponticelli. Si ammazza in carcere 51enne, fu sorpreso con 77 kg di cocaina. L'autotrasportatore Antonio Spizzuoco si è impiccato a Poggio Reale, vicino al corpo, l'articolo sull'arresto. Al centro della prima pagina del Roma, alberghi e ville nel verde, Bagnoli come Beverly Hills, così potrebbe cambiare il piano regolatore generale. Si potrà costruire nell'area del parco, sulla costa, via La Colmata, spiaggia pubblica e porto turistico. Sono le ultimissime sulla riqualificazione del quartiere dove una volta insisteva l'acciaieria dell'ex Italsider, l'acciaieria dell'Italsider. Comando tenta di rapinare portavalori, spari nel traffico. Ieri mattina alle 7.30 in via Poggio Reale un blindato è stato assaltato da un gruppo di uomini, ma i vigilantes li hanno messi in fuga. E con il Roma veniamo ai richiami dalla provincia. Ottaviano, schianto sulla 268, sulla 268, la strada statale 268, ribattezzata strada della morte, coinvolti tre veicoli nell'ultimo incidente in cui purtroppo è morto un 59enne di Volla, due i feriti. Acerra, sesso gratis da prostituta, finisce in manette un vigile urbano. Infine a Fragola, Rione Salicelle, spari nella notte contro le finestre del RAS Luongo. E adesso veniamo alla prima pagina del dorso di cronaca Napoli del Mattino. Bagnoli, piano per il turismo, questo è il titolo di apertura. Porto per yacht e spiaggia libera, nodo Colmata, niente scarti a Piombino. Lo ha annunciato il vice sindaco, cambiamo il piano regolatore generale. In liquidazione la società partecipata dal comune che si occupava anzi proprio della riqualificazione del quartiere. Nella parte più alta della copertina però si parla di Gomorra, Maradona, da Gomorra messaggio orribile, Diego sulla fiction, incredulo e disgustato, anche Toni Servillo interviene, emergenze anche altrove ma rifiuto di parlare male della città. Intanto in un articolo del Guardian definisce la città Napoli roccaforte di mafia, il club azzurro ribatte, arcaico luogo comune e in città naturalmente è febbre azzurra, tante bandiere in vendita per la notte di Coppa Italia, oltre a gadget scaramantici trionfano ovviamente le maglie dei calciatori. Caos Poggio Reale, un altro suicidio, dall'inizio dell'anno 14 le morti in carcere e dopo la direttrice cambia anche il vertice sanitario dell'istituto penitenziario partenopeo, uno se non il più affollato d'Europa. Ancora sangue sulla statale del Vesuvio, autovelox inutili ed esplode la polemica, inversione di marcia, un morto e due feriti gravi, questa è la dinamica, la causa dello schianto.
A fondo di lettieri, partecipate lottizzate, niente risanamento. Sul Mattino, intervista al capo dell'opposizione in consiglio comunale che dice si cacciano bravi manager per salvare gli equilibri politici, così si aggrava il dissesto. Il sindaco improvvisa. Era l'ultimo titolo della prima pagina del dorso di cronaca Napoli del Mattino. Diamo adesso uno sguardo alla copertina della Gazzetta dello Sport. Scontenti, tormenti Juve, l'amara eliminazione contro il Benfica apre diversi scenari nella società bianconera. L'allenatore sotto accusa anche da una parte della tifoseria. Non sono piaciute alcune scelte tecniche e l'eccessivo nervosismo a fine partita. Presto, forse già martedì, il confronto con il club resta e rinnova o se ne va. Al Monaco queste le ipotesi al momento. E in seguito alla sconfitta della Juventus nella semifinale di ritorno di Europa League, l'Italia sprofonda nel ranking UEFA, balzo all'indietro di ben 30 anni, afferma la Gazzetta dello Sport, che nella parte alta della prima pagina punta i fari sul Milan e sull'Inter. De Jong, vincere per l'Europa League, serata eccitante, ci giochiamo tanto, Mario, a volte servirebbe il paraocchi, il gladiatore rosso-nero sempre in tekel, dice, scrive la Gazzetta dello Sport. E adesso vediamo che cosa si dice in casa Inter, prossima avversaria proprio del Milan. È profumo di derby, infatti meno uno allo scontro tra i cugini Meneghini. Per l'Inter parla Icardi, l'attaccante argentino, è la nostra finale di Champions. Balotelli se ne frega della gente, come me con Wanda ci sposeremo in un castello. E dal derby passiamo alla finale di Coppa Italia, tra Fiorentina e Napoli sarà una sfida show. Secondo la Gazzetta dello Sport si assegna il trofeo olimpico stasera alle 21, Higuain in campo, Rossi in panchina, le squadre ieri da Papa Francesco, siate sempre dei veri sportivi, ha detto il pontefice in questa foto con la delegazione di Napoli e Fiorentina a Città del Vaticano. Mercato, le mosse delle due finaliste, la Viola su Samuel, Ayew per Benitez, il Muro ha dato il suo gradimento per il trasferimento a Firenze, l'attaccante del Marsiglia, Ayew, vale 10 milioni e il figlio di Abedi Pelé, ricorda il quotidiano Rosa. Il grande giorno del Palermo, tutto pronto per la festa A, i rosanero impegnati a Novara dove potrebbero conquistare la promozione nella massima serie. E adesso basket, i Lakers del dopo D'Antoni, c'è il Lizza pure Messina per la mitica panchina NBA. Motori, muore Stepney, l'uomo della Spy Story, Ferrari è stato travolto da un camion. È tutto per la Gazzetta dello Sport che chiude la nostra carrellata delle prime pagine dei quotidiani nazionali e locali. Andiamo adesso a spulciare le pagine interne dei quotidiani locali, Mattino, Corriere del Mezzogiorno e Roma. Iniziamo dal Mattino, grande l'attesa in città per la finalissima di questa sera tra Fiorentina e Napoli all'Olimpico. Le bancarelle sono piene di gadget per questo evento. E questo è il titolo del Mattino, tifo, gadget e scaramanzia per un'altra notte magica. Drappi azzurri, bare viola, tutti a caccia però della maglia di Higuain, che si spera faccia faville oggi sul rettangolo verde capitolino e regali al Napoli questo trofeo. Intanto ieri una delegazione degli azzurri e dei viola si sono recati in visita, come sapete, da Papa Francesco, che ha detto ai giocatori siate modello per i giovani. Una giornata particolare col pontefice dunque per Napoli e Fiorentina. De Laurentiis dona a Bergoglio la maglia numero 1, portiere di anime, ha definito il patron azzurro, il santo padre. Rafa Benitez invece ha donato a Francesco un pallone della Coppa Italia. Qui Benitez è in compagnia di Montella, tecnico della Fiorentina, originario di Castello di Cisterna, campano dunque. Andiamo avanti,
Ieri è stata sì la giornata della visita di Azzurri e Viola dal Papa, ma è stata anche la giornata delle polemiche per l'articolo del Guardian, il quotidiano inglese, il quotidiano britannico, che ha definito la città di Napoli una roccaforte della mafia. Stavolta The Guardian cita il Padrino e offende club e città. Scrive il Corriere del Mezzogiorno: immediata la replica del Napoli, attendiamo le scuse. E poco dopo un altro articolo del quotidiano britannico di segno opposto. Non è l'unico a polemizzare contro certi luoghi comuni il Napoli. Anche Maradona è sceso in campo per difendere il capoluogo campano. In particolare Maradona ha attaccato la serie TV di Sky tratta da Gomorra di Saviano. Ma andiamo a leggere il titolo dedicato a quest'altra polemica dal Mattino: Calcio e Gomorra, Napoli contro i luoghi comuni. Per il Guardian, la città della roccaforte, la città roccaforte della mafia, e Maradona attacca la serie tratta da Saviano. Disgustato da Gomorra, nessuno difende Napoli. Queste le dichiarazioni riportate in primo piano, portate in primo piano dal Corriere del Mezzogiorno, le dichiarazioni di Maradona naturalmente, che dice appunto di essere rimasto disgustato davanti allo spot della serie TV di Sky, contro la quale sono apparsi dei manifesti a Scampia, manifesti realizzati da Don Manganiello, parroco di Scampia. Ma facciamo un passo indietro, torniamo alla visita degli Azzurri dal Papa. Anche il Mattino ne parla dedicando mezza pagina all'evento. Dai calciatori arrivi un messaggio positivo, e porta nel titolo le dichiarazioni di Bergoglio. Il fattore economico non deve inquinare quello sportivo, ha detto il pontefice. Nelle fotografie si ripete De Laurentiis che dona la maglia del Napoli al Papa, e di Benitez che invece dona al pontefice un pallone. Le dichiarazioni di Bergoglio sul Roma: che sia una serata di sport. E adesso cambiamo argomento, parliamo di Bagnoli. Piano per il turismo, un nuovo porto e più alberghi per il quartiere. Il vice sindaco Sodano dice sì alla variante al piano regolatore generale. Liquidata la società Bagnoli Futura, che si occupava della riqualificazione del quartiere, riqualificazione ancora al palo purtroppo. Bagnoli, la giunta cambia il PRG, anche il titolo del Corriere del Mezzogiorno, che poi aggiunge case nel parco e torna il porto, che alla delibera che avvia l'iter per le modifiche urbanistiche, Sodano Episcopo, cubature invariate, i pontili rimarranno. Hotel e ville nel parco, insiste il Roma, rivoluzione a Bagnoli, spiaggia attrezzata e porto turistico, il comune, faremo una variante al piano regolatore generale, cambia tutto dunque, si potrà costruire nell'area verde, case per le giovani coppie, restano i pontili. In questo modo il comune di Napoli intende rendere più attrattiva per gli investitori la zona di Bagnoli. E sul lungomare intanto musica e sport nel villaggio realizzato a Via Caracciolo, pronta la mini arena, si parte il 9 con lo skate, De Magistris, non siamo un milione ma molto di più. E adesso parliamo del risanamento dell'EAB, la holding campana dei trasporti, pronti 156 milioni per nuovi treni e creditori. Il piano di rientro è stato varato dalla regione, che ha sbloccato i fondi, l'assessore trasporti Vetrella, pareggio di bilancio entro il 2015 assicura. Politica: Forza Campania al tramonto, il Corriere del Mezzogiorno recita il requiem del partito donato da una costola di Forza Italia, lasciano Nappi e Ruggero, incontro chiarificatore con Berlusconi, ritorno in Forza Italia, adesso i samurai cosentiniani sono rimasti in cinque. Ricerca dello Svimez, soldi e servizi, Napoli sempre più giù.
Scuole materne, coperto solo il 10% del fabbisogno, anziani e protezione civile, fanalino di coda, lo scrive il Roma a pagina 8, nella pagina dedicata all'economia. E dall'economia passiamo al dramma di Poggioreale, ennesimo suicidio in cella, un 51enne si impicca con il lenzuolo. Solo 4 psichiatri su 2200 reclusi, scrive il Mattino. Nel tir del suicida furono trovati 78 kg di cocaina, ma non era un narcotrafficante, dicono di lui chi lo conosceva. In manette 2 settimane fa, Spizzuoco viveva in un basso nel centro storico di Brusciano, in provincia di Napoli. Mai un lavoro stabile, i concittadini, negli ultimi tempi guidava i camion, non sembrava un uomo fragile. E qui il titolo del Corriere del Roma, scusate, fermato con 77 kg di cocaina, pur autotrasportatore si uccide in cella. Antonio Spizzuoco, 51 anni, si è impiccato in carcere. Vicino al corpo i brandelli dell'articolo di giornale con la notizia dell'arresto, un particolare che ci svela il Roma. Nel suo camion proveniente dal Belgio, un carico di stupefacenti da ben 20 milioni di euro, forse destinato al clan amato pagano di Scampia. Aperta un'inchiesta, avrebbe potuto rivelare i nomi dei trafficanti, disposta immediatamente l'autopsia. La Procura della Repubblica ne vuole sapere di più, vuole fare chiarezza. Adesso parliamo di un altro suicidio avvolto nel mistero, busta sospetta nella scuola dell'impiccato. Ritrovata dagli alunni della Cesare Pavese, adesso è all'esame della scientifica, molto probabilmente contiene cocaina, scrive il Mattino. La busta è stata trovata tra i cespugli dove qualcuno, forse colui che si è impiccato o forse chi stava con lui, l'ha abbandonata. Nuovi dubbi dunque sulle circostanze della fine del tossicodipendente che si è tolto la vita nel cortile della scuola Cesare Pavese, nel quartiere collinare del Vomero. Adesso fari su Pompei, aperte le domus restaurate, negate le altre, beffa Pompei, compromesso tra soprintendenza e sindacati, e il ministero vara il team del generale Nistri, intesa per garantire custodi alle 3 case inaugurate 15 giorni fa dal ministro. Cambiamo argomento, parliamo della statale della morte, la strada statale 268, un morto e 2 feriti sulla strada che uccide. Ancora un pauroso scontro, i lavori per la messa in sicurezza sono fermi, scrive il Corriere del Mezzogiorno. E di questo argomento parla anche il Mattino. Strage continua sulla 268, un morto e 2 feriti. Statale del Vesuvio, carambola tra furgoni e un'auto, colpa di una manovra azzardata. Una vittima al mese, il bilancio shock. I sindaci chiedono maggiore sicurezza. Soltanto un anno fa, sulla stessa strada, era stata sterminata una famiglia. A gennaio, impatto fatale anche per 4 giovani. Il quotidiano di Via Chiatamone riporta anche in questo grafico riporta il percorso della statale 268 che parte da Cercola, attraversa quasi tutti i comuni vesuviani, gran parte dei comuni vesuviani, quello di Santa Anastasia, Somma Vesuviana, Ottaviano San Giuseppe Vesuviano, Terzigno, Poggio Marino, Bosco Reale, Scafati, per poi arrivare ad Angri in provincia di Salerno. Un nuovo affare del clan, quello della vendita dei farmaci antitumore al mercato nero, di falsi farmaci antitumore al mercato nero. La denuncia è dell'AIFA, il mercato criminale parte dai furti negli ospedali. Principi attivi diluiti in questi farmaci e quindi il prezzo si abbassa. La rete organizzata avrebbe sparso i tentacoli in tutta Europa, scrive il Mattino. Si occuperebbe di rubare farmaci antitumori negli ospedali o dai camion utilizzati per la distribuzione, intervenendo poi
un attimo che abbiamo perso la pagina, ci torniamo subito. Stavamo parlando del nuovo affare dei clan, quello della vendita di falsi farmaci antitumore. Stavamo leggendo appunto quello che scrive il Mattino su questo nuovo affare. Dicevamo, l'organizzazione con i tentacoli in tutta Europa si occuperebbe di rubare i farmaci antitumorali degli ospedali o dai camion utilizzati per la distribuzione, intervenendo sui principi attivi, ad esempio diluendoli o sostituendoli con altre sostanze più economiche, quindi rimettendoli in commercio. Si spiegherebbero così i frequenti furti di farmaci avvenuti in Italia e in Europa negli ultimi tempi, non casi isolati, precisa il Mattino, riportando le parole di Domenico Di Giorgio al Wall Street Journal, un esperto, ma episodi che rientrerebbero, secondo lo stesso Di Giorgio, nell'opera di reti altamente organizzate, tesa ad un vero e proprio riciclaggio di farmaci, un business da tanti zeri, come dimostra anche questo grafico, secondo il quale le percentuali di farmaci contraffatti sul mercato sono il 6-7% nel mondo e il 20-30%, con picchi di oltre il 50% in periodi di crisi nei paesi in via di sviluppo. L'1% invece dei farmaci sul mercato europeo sono contraffatti, lo 0,1% in Italia. Tra il 2008 e il 2010 nel mondo i sequestri di farmaci falsi sono aumentati del 9%. Il che dimostra che questo è un affare allettante per le organizzazioni della criminalità. Bus della morte, andiamo ad Avellino, falsi certificati della revisione. Nuovi sviluppi nell'inchiesta sulla strage della A16, dove perirono 40 persone a bordo di un autobus che tornava da una gita a Montevergine. 40 vittime nel 2013, lo ricorda proprio il Mattino nel sommario. Indagati due funzionari della motorizzazione civile che evidentemente non hanno espletato regolarmente tutte le pratiche per la revisione di quel famoso bus della morte. Una delle sopravvissute chiede la verità, si tratta di Annalisa Caiazzo. Se fosse vero, quei dipendenti come fanno a dormire? Si domanda Annalisa Caiazzo, che era su quel bus e che per fortuna è riuscita a sopravvivere insieme al marito e ai figli, ma la mia piccola Francesca ora ha difficoltà a camminare, ricorda il Mattino, che poi precisa che in quell'incidente stradale furono distrutte decine di famiglie di Pozzuoli, 40 i morti e solo 7 i superstiti, tutti di Pozzuoli, e fu il bilancio senza precedenti dell'incidente stradale del 28 luglio 2013 sul viadotto Acqualonga della autostrada 3 Napoli-Bari. Il sinistro è stato il più terribile disastro stradale avvenuto in Italia negli ultimi 50 anni, precisa il Mattino. E chiudiamo la parte dedicata alla cronaca per parlare di sport, di calcio e naturalmente della finalissima tra il Napoli e la Fiorentina di questa sera all'Olimpico, calcio d'inizio alle ore 21. Abbiamo visto anche dai titoli dei giornali come la febbre in città sia altissima, e ieri la nostra collega Matilde Andolfo è andata proprio tra i napoletani per vedere come vivono questa vigilia, come hanno vissuto la vigilia di ieri, e soprattutto per fargli fare un pronostico sul risultato della finalissima di Coppa Italia. Vediamo il servizio. Finale di Coppa Italia, Fiorentina-Napoli, arbitro Orsato assegnerà il trofeo da cui dipendono anche i posti in Europa e permetterà ai viola o agli azzurri di portare a casa qualcosa di concreto. Al di là dello scudetto ormai nelle mani della Juventus, il Napoli vorrà ribadire il successo di 2 anni fa, la Fiorentina riconquistare la Coppa Nazionale dopo 13 anni di digiuno. Ma ecco la voce della gente. Sicuramente tifo Napoli. Ecco la Fiorentina, purtroppo, la Fiorentina è una squadra. Però dobbiamo farcela. Sa Napoli, metteteci molto impegno e vediamo che ce la facciamo, senza fare delle brutte figure come le stiamo facendo in passato.
Speriamo che Napoli ci porti una bella, bellissima cosa. L'imprenditore Antonio Barbaro si rivolge al suo omologo Diego Della Valle, patron della Fiorentina. Io spero che continua questa mia gioia, perché ieri sera ho goduto enormemente per la Juve. Mi è dispiaciuto, ma mi ha fatto piacere. Il Napoli sicuramente vincerà, lo metto per iscritto. Telefonerò al mio amico Della Valle, glielo dico, faccia vincere. Ti fate Napoli? Siamo juventini. Siamo juventini, vedi? Questo è il presepio napoletano. È un in bocca al lupo per domani? Domani si vince senz'altro. Un bocca al lupo. E tra i tifosi number one anche il nostro sindaco Luigi De Magistris, che ribadisce nessun conflitto con il presidente del Consiglio Renzi. O forse no? No, non creiamo conflitti. L'unico conflitto forte che ci deve stare col presidente è domani sera. Domani sera speriamo tutto. Sì, ci arrivi. Domani sera speriamo di dargli un dispiacere sportivo. E proprio il primo cittadino di Napoli sarà questa sera nella tribuna d'onore dell'Olimpico, insieme a tanti altri personaggi politici di caratura, come il presidente Giorgio Napolitano, il presidente del Senato Piero Grasso, colui il quale consegnerà alla squadra vincitrice la Coppa Italia, e poi naturalmente il premier Matteo Renzi, grandissimo tifoso della Fiorentina. E sfida show, veniamo al titolo della Gazzetta dello Sport. Fateci divertire, scrive il quotidiano rosa. Fiorentina-Napoli per riscrivere il futuro. Il possesso palla di Montella contro l'attacco lampo di Benitez non è solo una gara, è la via per tornare a fare tendenza in Europa. Queste le parole del quotidiano rosa, che poi propone un'ipotesi delle due formazioni. Andiamola a vedere. Secondo la Gazzetta dello Sport, il Napoli potrebbe scendere in campo con Reina tra i pali, Enrique, Albiol, Fernandez e Goulam in difesa, il Re Giorginio a centrocampo, Cagliecon, Amsic e Mertens sulla tre quarti, Higuain in avanti. Il bomber argentino ha dunque recuperato dall'infortunio rimediato sabato scorso nella gara contro l'Inter al Meazza, un infortunio rimediato durante uno scontro di gioco con il difensore Andreolli. E sostanzialmente la formazione che secondo la Gazzetta dello Sport scenderà in campo questa sera all'Olimpico sarà per il Napoli più o meno uguale, quasi la stessa di quella che ha affrontato proprio la squadra di Mazzarri 7 giorni fa. Torna Fernandez, che è stato sostituito dal Biol a Milano. Fernandez era squalificato, si dovrebbero rivedere nella tre quarti Amsic e Mertens rispettivamente al centro e a sinistra sulla linea di tre quarti alle spalle di Higuain. Amsic al Meazza è rimasto in panchina per quasi tutta la partita, Mertens invece giocò titolare ma al centro al posto proprio dello slovacco. Fuori dunque Insigne secondo il quotidiano rosa. Il muro sarà viola, c'è Samuel in arrivo, Samuel dall'Inter, parliamo di strategie di mercato delle due finaliste, Azzurri Fari in Ligue 1, il campionato, il massimo campionato francese con Ayew e con Alonso. Il difensore argentino è a scadenza con l'Inter e non rinnoverà il contratto. De Laurentiis invece punta sul ghanese, figlio di Abedi Pelé. Una piccola digressione di mercato per tornare subito alla sfida di questa sera. Il monito di Francesco, il calcio resti una festa, anche la Gazzetta dello Sport parla della visita di una delegazione di Napoli e Fiorentina dal Pontefice. Alla visita c'erano anche le massime istituzioni calcistiche d'Italia e gli arbitri di questa sera, la sestetta arbitrale di questa sera. E adesso le dichiarazioni nelle conferenze stampa di ieri pomeriggio all'Olimpico. Montella ha pepito ma non dall'inizio. Voglio dare questo trofeo ai Della Valle, ha detto l'allenatore di Castello di Cisterna. Il patron Diego naturalmente sarà allo stadio, seduto probabilmente accanto al presidente De Laurentiis. E se Montella ha il pepito,
Benitez ha il Pipita e si tiene un dubbio. È ballottaggio tra Mertens e Insigne, l'allenatore del Napoli, anche con un KO stagione positiva. Mette un po' le mani avanti il tecnico del Napoli, ma è normale perché in queste gare può succedere di tutto. Olimpico blindato, pericolo contatti e infiltrazioni, perché anche sugli spalti può succedere di tutto qualora dovessero venire in contatto le due tifoserie opposte. Tanti ex sportivi e campioni in tribuna, non Maradona. Non ci sarà Maradona stasera all'Olimpico, ma non mancheranno i tifosi illustri invitati dal presidente del CONI. Ecco quelli dell'associazione Mille Colure, che abbina semplicità ad originalità, che arriveranno a Roma con un pulmino griffato Carpisa Mille Colure. Ma hai visti tanti campioni nello stesso veicolo, e andiamoli a vedere, andiamo a leggere i loro nomi. Si tratta di Ciro Ferrara, Pino Maddaloni, Manuela Migliaccio, Patrizio Oliva, Mauris Perez, Franco Porzio, Massimiliano Rosolino, con loro Vincenzo Ferrara e Carlo Parmieri. Insomma, tantissimi veramente i VIP in tribuna, così come i tifosi comuni sugli spalti. La finale. Rafa, l'uomo delle coppe, Napoli, testa e cuore, queste le parole del tecnico del Napoli in conferenza stampa. Eccolo qui in conferenza stampa accanto al pallone, alla Coppa Italia che sarà assegnata questa sera dal presidente del Senato Grasso alla squadra che vincerà. Higuain si è allenato, ha fatto sapere Benitez, sta bene, è disponibile, determinante come Hamsik, ha detto il tecnico del Napoli, che sul bilancio della stagione ha affermato: il risultato non cambierà il giudizio su un anno che è stato comunque positivo. Le frasi di Montella. Nella stessa pagina, che scherza con Benitez: sono giovane, fammi vincere, grande fair play tra i due tecnici, tra i quali c'è reciproca stima. È nato a Castello di Cisterna, come vi dicevo, Montella, e da bambino andava al San Paolo ad ammirare l'idolo Maradona. Vuole adesso però fare un brutto scherzo agli azzurri per regalare un trofeo a Della Valle, ha detto. Comunque vada, la nostra stagione è stata davvero importante, ha dichiarato, così come Benitez, anche il tecnico della Fiorentina, che non si è sbilanciato come Benitez sulla composizione della formazione. Rossi va bene, la voglia di giocare c'è, Gomez out, ma non si sa comunque se Rossi giocherà. Higuain, Rossi, una notte a due facce. Pipita in campo, Pepito va in panchina. L'argentino e l'italo-americano della Fiorentina scherzano sui rispettivi malanni in Vaticano. E questa l'ipotesi di formazione del Mattino, secondo il quale il Napoli potrebbe scendere in campo con Reina tra i pali, Enrique, Fernandez, Albiol e Goulam in difesa, il Re Berami quindi e non Jorginho a centrocampo, Cagliecò, Hamsik, Insigne e non Mertens, dunque sulla tre quarti Higuain in attacco. Ecco qui in questa pagina vediamo la foto di Higuain che si allena sul prato dell'Olimpico. La foto naturalmente risale a ieri pomeriggio, quando il Napoli ha effettuato la seduta di rifinitura subito dopo la conferenza stampa di Benitez e di Hamsik, che hanno parlato insieme dalla sala stampa dell'Olimpico. C'è grandissima attesa, ma c'è anche grandissima allerta. Ultraromanisti, scatta l'allarme per infiltrazioni, come vi dicevo, massima allerta nella capitale. Saranno 30.000 i fan azzurri provenienti da tutta Italia, ma anche da tutta Europa, poco meno invece i tifosi viola. E l'ex capitano del Napoli, Cannavaro, attualmente in forza al Sassuolo, è annunciato in curva nord, settore destinato ai tifosi partenopei.
però voglio tornare indietro, perché non vi ho detto che il match di questa sera sarà arbitrato dal direttore di gara di Schio, Orsato, Daniele Orsato. Con lui in campo il Napoli vinse contro la Juventus il 30 marzo scorso 2-0, ricordate, con gol bellissimi tra l'altro di Callejon e di Mertens. Cambiamo pagina, Rafa attento, Montella ama sorprendere. A parlare è Mondonico, ex allenatore tra le altre squadre anche di quella partenopea e ora opinionista TV. Il cuore di Mondonico sarà diviso a metà di fronte a due squadre spettacolari. Altre dichiarazioni di Mondonico: tutto dipenderà da chi scappa e chi insegue, da chi farà la partita e chi la subirà. Questa, secondo il tecnico, l'ex tecnico, la chiave della gara di questa sera. Vinco ma non taglio la cresta, ha detto Hamsik in conferenza stampa. Un Hamsik motivatissimo alla vigilia della super sfida. Benitez lo rilancia dal primo minuto in campo. Partita difficile, ma vogliamo conquistare ancora una volta il trofeo, ha detto lo slovacco, che non riesce a segnare dal 2 novembre, ma questo non è un problema per me, sono molto sereno. Nella rifinitura all'Olimpico si sono rivisti in campo anche Zuniga e Maggio, sottolinea il Mattino. E adesso la prima pagina di Sport del Roma. Dai Napoli prenditi la Coppa, il titolo esortativo del quotidiano diretto da Antonio Sasso. Stasera all'Olimpico c'è la super sfida contro la Fiorentina di Montella. Benitez si affida a Higuain per vincere il trofeo. Andiamo a vedere l'ipotesi di formazione fatta dal Roma. Eccola qui, secondo il quotidiano diretto da Antonio Sasso, il Napoli potrebbe scendere in campo con Reina tra i pali, Enrique, Fernandez, Albiol e Goulam in difesa, Hiller e Giorginio a centrocampo, Callejon, Hamsik e Mertens sulla tre quarti e Higuain in attacco. Olimpico metà azzurro in 30.000 a Roma, scrive poi il Roma proprio. Stamane la marcia sulla capitale per tanti napoletani, massima allerta per l'ordine pubblico. Tanti i politici e sportivi VIP che saranno presenti in tribuna. Come vi ho detto, il Presidente del Senato consegnerà la Coppa e saranno presenti anche gli sportivi dell'Associazione Mille Culur. Sono tantissimi, abbiamo anche letto tutti i loro nomi. Doppia pagina poi dedicata alle dichiarazioni di Benitez e Hamsik in conferenza stampa. Il tecnico: noi non siamo i favoriti per la Coppa. Hamsik: daremo il massimo per vincerla. Montella: non sono esperto come Rafa, spera sia un vantaggio. La vittoria di due anni fa, poi detto il capitano azzurro, solo un bel ricordo, conta il presente, vogliamo e dobbiamo ripeterci, ha detto Hamsik. Purtroppo però, a differenza di quanto accadde l'anno scorso, quest'anno non ci sarà il maxi schermo in città, mentre se si vince, proprio come due anni fa, è pronto il bus scoperto per il giro trionfale all'arrivo degli azzurri alla stazione di Piazza Garibaldi. E adesso parliamo del Gran Premio Lotteria di Agnano, attesa la sfilata di Re Varenne, scrive il Mattino. Del Gran Premio di Agnano parla anche il Corriere del Mezzogiorno. In lotteria per Telethon, domani grande festa con Varenne all'ippodromo. Sarà un lotteria all'insegna di Varenne, titola infine il Roma. E questo, amici telespettatori, è l'ultimo titolo della nostra rassegna stampa, che torna domani alle 8. Prima di lasciarvi vi ricordo l'appuntamento con l'Unazzurra Coppa Italia, non perdetelo, 4 ore prima dell'inizio della partita, in diretta dall'Olimpico con Angelo Pompameo e Carlo Alvino, per rivivere in compagnia dei tifosi napoletani a Roma e tutte le emozioni di questo finale. Fiorentina-Napoli stasera all'Olimpico, lo ricordo, 4 ore prima l'inizio della gara. Da Marco Di Bello è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci.